Bella a tutti ragazzi, qui è Ricky e oggi siamo qui con un altro episodio della nostra Cari Allenatore con il Bari. Ragazzi, vi ricordo come sempre, più mi piace lasciate, più partite giocherò poi nella prossima stagione. Quindi mi raccomando. Oddio, il Milan si è comprato, vedete lì, Gundogan, si è comprato Agüero, quindi interessante. Noi diciamo che simuliamo il più possibile, ragazzi. Se siamo in difficoltà, ora simuliamo col Cagliari, se siamo in difficoltà le giochiamo. Perché questa stagione di transizione, che vi ripeto allo sfinimento sempre, vantaggio Lombardi intanto, mi serve giusto per vedere la crescita dei vari giocatori, poi la prossima cerchiamo a fare qualcosa di meglio. Intanto infortunio per Lombardi, maledizione, maledizione Lombardi, sbaglia il rigore Martigno. No raga, speriamo di tenere questo vantaggio, ma se mi pareggiano, ok, 2-0 Martigno, 2-1 finale. Altra vittoria importantissima, madonna, meno male ragazzi, meno male. Lombardi, pure lui 2 mesi. Vabbè, però veramente ora siamo un po' sfigati, bisogna ammetterlo. Stop trattative, vabbè, ormai nessuno se ne va più. Cioè, ci sta sto bug magari, quindi io non posso vendere nessuno. Vabbè, non so come farò soldi, comunque. Ok, allora, togliamo Lombardi, ci mettiamo Ivan, OPU, anzi, ci mettiamo proprio OPU. Lombardi, portiamoci Cassani. Siamo abbastanza chiusi come squadra. Cioè, ok, abbiamo tutti sopra il 70. Mikai sta quasi diventando un 80, se continua così. Dai, in casa col Pescara voglio i 3 punti. Cioè, non ci sono scuse, ragazzi. Quindi, sembra quasi una carriera simulata. Lo so, potrete dire nei commenti. Vantaggio più grande. Però mi serve, vi ripeto, perché poi la prossima stagione voglio veramente incidere. Per il momento preferisco andare così con calma, non ha senso giocarle secondo me, perché vogliamo solo la crescita dei nostri giocatori. Swift, yeah. Ma chi è Swift? Madonna Piu, doppietta, ti adoro. Finisce 2-1, siamo in ripresa ragazzi, siamo in ripresa, meno male. Nonostante gli infortuni siamo in ripresa. Oh, ci siamo messi pure il Chievo Verona dietro. Quindi, alla grande. Vediamo gli allenamenti, Capradossi. Capradossi diventa un 70. Mamma mia, che buona base avere un po' tutti sul 70. È una gran cosa. Peccato che abbiamo gli infortuni, però va bene. Ora arriva la Sampdoria. Vediamo. Madonna, con la Sampdoria, ragazzi, speriamo. Però siamo fuori casa, è dura. Ecco, subito vantaggio di Kounaki. Vediamo. Schippo 3-1, ragazzi. Devo andare veloce, perché la stagione la dobbiamo comunque finire. Se no non avrebbe senso. Allora, vediamo qui, conferenza stampa, togliamo, c'è il Torino, ok. Il Torino tosto, però siamo in casa, quindi simulando potremmo andare bene, secondo me. Vediamo però, vediamo che succede. Allora, Agi, Martigno, Cerri, vediamo, Baselli, Liaic, Belotti, è tosto sto Torino, mannaggia, però siamo in casa, quindi potremmo fare bene, vediamo. Se strappiamo il pareggio col Torino, sogniamo nella salvezza. È un po' più tranquilla, però vediamo. Veretù al posto di Valdifiori. Ma mi sa che qua finisce così. 2-1 finale, mannaggia. Vabbè, almeno ha segnato Cerri. Dai, sia lodato. Abbiamo 2 punti di vantaggio sulla Cremonese, che non sono tanti. Però speriamo di passare questo episodio questo mese, diciamo. Kresic dentro 72, sì, bravo Kresic. Crescete giocatori, che l'anno prossimo ci divertiamo. Allora, avanziamo. Chi c'è? Forse una squadra. Il Chievo. Il Chievo è lì, ragazzi. Il Chievo è lì. Mamma mia. Però mi sa che non siamo in casa, giusto? Madonna mia. Questa, raga, non la skippiamo, perché sarà dura. Questa qui è veramente durissima. Ti prego, Cerri, me lo fai un gol in casa del Chievo. Ti prego. Vingiamo 1-0 se fai il gol. Te lo dico già. Agi, Martigno, Cerri, dai che li puniamo ragazzi, vi prego. Matarrita, ma chi è? Ammonito? Primo tempo che è volato via sullo 0-0. Madonna, è entrato Cacciatore, Zanellato, Garritano, Ivan e segna Bastien. Non ci credo, ma che sfiga è Bastien, maledetto. E finisce 1-0, raga, qua crisi, se la Cremonese vince. Meno male che la Cremonese è talmente scarsa che non vince. E meno male, se no eravamo messi malissimo. Però vabbè, per il momento ci va bene. Agi cresce, diventa un 71 adesso. Buono, sti giocatori
Voglio che crescono un sacco perché sennò è la fine, ragazzi. È veramente la fine. Poi gioca pure, quindi è normale che cresce prima. Ok, ragazzi, adesso ci sta il Genoa. E siamo in casa e col Genoa voglio assolutamente provare a vincerla. Allora, conferenza stampa, togliamo. Sì, vabbè, accetto. Tanto non se ne va. Ormai, secondo me, è buggata la mia carriera, visto che nessuno accetta. Però, vabbè. Risultato mensile, squadra primavera. Ok, per il momento non ci interessa. Vabbè, giochiamo in casa. Madonna, io vorrei vincere, ragazzi. Vi dico proprio la verità. Secondo me la squadra per battere il Genoa ce l'abbiamo. Ecco, subito vantaggio Aggi al terzo minuto. Buono. Cioè, a parte Dolberg, Centurion, al limite, non mi sembra uno squadrone questo Genoa. Quindi dai, ragazzi, teniamo. Madonna, se riusciamo a fare i 3 punti qui col Genoa, ci siamo. Perché secondo me la Cremonese non vince. Non so perché ho questa sensazione. Anche perché la Cremonese con chi può vincere alla fine? Cioè, vediamo, 70, 80esimo. Madonna, teniamola, teniamola. Sì, 3 punti importanti portati a casa. Va bene così. Qui ci dobbiamo fare gli allenamenti e lo sapevo che la Cremonese non vinceva. Abbiamo 5 punti adesso di vantaggio. Va bene, va bene. Allora, Zanellato, ok. Va bene così. Andiamo avanti. Ok. Vai. Vai che c'è la Lazio. Aspettate, però devo vedere il calendario, se no mi simulo fino a fine stagione, non è il caso. Vabbè, non hanno trovato la trattativa ormai. Abbiamo capito, non venderemo mai nessuno. Allora, fatemi vedere un po' la situazione calendario. Ma se ci finiamo anche marzo, poi abbiamo aprile e maggio e abbiamo finito. A sto punto ce lo finiamo marzo, ragazzi. Cioè, conviene. Tanto ce le stiamo simulando tutte, lo sapete, la fase di transizione. Ma in casa del Bari, è in casa della Lazio. Perdiamo, cioè, è normale. Lazio superiore a noi. La Cremonese tanto non vince. C'è il Pescara che però sta salendo un po'. Però sempre 4 punti dietro li abbiamo, quindi ci va bene. Qui non sale nessuno, però Agi e Capradossi sono lì lì. Allora, vediamo, avanziamo. Ok, eccolo qui. Offerta nazionale, no, togliamo anche questo, togliamo questo. Ok, c'è la Fiorentina in casa. Non è detto. Non ci vedo così spacciati con la Fiorentina in casa, ragazzi, quindi vediamo. Camano, Simeone, Benassi. I giocatori ce l'abbiamo noi, perché secondo me Cherry, Martigno e Agi sono lì, a parte Simeone forse un po' più forte, però vabbè. Dai. 1-1 subito a Teboer Simeone. Botta e risposta. Ma pure il pareggio, non è che lo butterei proprio via con la Fiorentina, però vediamo. 1-1. Buono, buono, buono. Devo dire che non è affatto male. Infatti ora ci sta pure il Chievo sotto di noi, quindi non siamo più proprio lì rischio rischio, abbiamo ancora una squadra sotto. Pio diventa quasi un 71, Madonna, l'anno prossimo teniamo uno squadrone, anche Capradossi un 70, poi vi farò vedere i vari giocatori che crescono e tutto il resto, quindi abbiamo da tanti episodi per regolarci. Devo interrompere che ho gli allenamenti. No, 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 scusate. Ufficio, giocatori impegnati con le nazionali, che poi è sempre uno di solito, però vabbè, Kozak. Ora ci sta il Milan. Ok, ultima partita di questo episodio, direi. Chi è che si è ristabilito? Piazza. Buono, buono che torna a Piazza. Ok, abbiamo anche un overall alto, devo dire. Piazza può già tornare per caso, fatemi vedere. Eh no, aspettiamo ancora un episodio. Poi ci sta, vabbè, Busellato me lo sostituisce il gioco. Quindi vado tranquillo, sostituisce automaticamente. Meno male che Ivan c'è pure l'anno prossimo. Ho fatto il prestito di 2 anni, vi ricordo. Quindi vediamo. 4-0, Madonna. Altra espulsione. Vabbè, allora, ufficio, squalifica scontata. Chi è che si è preso la squalifica? Bani. Te pareva? Un difensore. Ok. Facciamo gli allenamenti. Dai, Zanellato, devi diventare 72 assolutamente. Ti prego, ti prego. Vabbè, almeno c'è Agi che cresce un pochettino. Non tantissimo, un pochettino sì. Allora, vediamo. Sì, finisce il mese in pratica. Lombardi vuole rescindere. Ma chi è? Giacomo Lombardi. Vuole rescindere il proprio contratto in quanto ritiene di essere pronto per giocare in prima squadra. Sembra intenzionato a partire. Ma perché? Cioè, che senso ha? Ma vabbè. Che poi, tra l'altro, se proprio vogliamo dire tutta, Lombardi è infortunato. Cioè, come lo faccio a far giocare? Non lo so. Vabbè, mettiamoci Piazza qua, che poi si riprende tanto.
Sì, ok. Puoi mettere Agi. Madonna, io non mi aspettavo una crescita del genere da Agi, dico la verità. Quindi Agi me lo metto proprio a titolare. Anche se più non è male, però. Mettiamolo titolare. Cherry cresce, anche se non è nostro. Vabbè, più però ce lo portiamo qua. Vabbè, a posto di Bani ci mettiamo Kresic. Dai, ci siamo, direi. Quindi skippiamo un po' per arrivare poi al prossimo mese. Forse nel prossimo episodio, ragazzi, forse finisco proprio la stagione. Quindi non lo so. Offerta per Jokolano, ok, accetto, ma è buggata, non accetta nessuno. Che devo fare? Aspettiamo solo i soldi della nuova stagione in pratica. Però vabbè. No, l'Islanda no. Siamo già nel nuovo mese. No, avanziamo. Perfetto. Conferenza stampa, le secondo mensile. Ok, Agi, devi rimanere qua, mi raccomando. Allora, facciamo un attimo gli ultimi allenamenti prima di chiudere l'episodio. Vediamo, 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 vai. Ok, vabbè. Aspettavo un po' di meglio, ma Zanellato cresce bene. Quindi ragazzi, vi ricordo i tanti mi piace, mi raccomando. Forse nel prossimo episodio lo finiamo proprio questa seconda stagione di salvezza, diciamo. Sì, direi che probabilmente sì, ora vediamo. Quindi mi raccomando iscrizione al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Mami, io me siento tuyo.